Allora, appena finito un incontro con commercianti, rappresentanti, insomma, del commercio e le zone, diciamo, coinvolte dall'isola pedonale. Ci saranno adesso dei cambiamenti, quali saranno? Ma l'incontro intanto è stato un incontro assolutamente interessante perché il dibattito e comunque il confronto sono sempre utili a poter migliorare quelle che poi sono le necessità della città. E le integrazioni, così come più volte abbiamo sostenuto fin dall'inizio della sperimentazione dell'isola, riguarderanno ovviamente solo la parte bassa del Viale San Martino e sostanzialmente prevederanno la riapertura dei controviali a parcheggio durante l'arco, diciamo, che va dalla mattina fino alle 20:30 di sera e la chiusura totale delle isole pedonali dalle 20:30 alle 4, quindi rimane invariata praticamente l'isola pedonale così come era stata configurata inizialmente. Inoltre, per evitare congestioni veicolari, si lascerà libera al transito la via Santa Lemanna, che serve, Santa Maria Lemanna, serve per poter determinare una connessione diretta con via Garibaldi e quindi far fluire il traffico in maniera più regolare. Questo fino a quando, quindi? Questa sperimentazione rimarrà utile fino all'8 gennaio, così come era prevista inizialmente. Sostanzialmente siamo a circa un terzo della sperimentazione e abbiamo ritenuto opportuno accogliere quelle che poi erano in qualche misura le richieste di piccoli aggiustamenti da parte dei commercianti. Una buona amministrazione deve sempre essere aperta al dialogo e deve sempre cogliere quelle che sono poi le eventuali attenzioni da parte dei cittadini che tendono a migliorare le soluzioni intraprese con strumenti che non sempre aderiscono a quella che poi è la realtà. Diciamo che il problema forse è spesso che alcune zone coinvolte all'isola pedonale non hanno attività di sera, quindi anche questo è il problema per quelle zone che sono state più critiche, perché naturalmente quando il negozio è aperto è più facile, diciamo, muoversi, quando poi il locale rimane isolato rispetto al resto che è chiuso, quindi questo è probabilmente in futuro, in prospettiva, diciamo, questo potrebbe essere un ragionamento sulle isole pedonali. Ma indubbiamente abbiamo una diversificazione di caratteristiche merceologiche, questo è chiaro. Ci sono alcune attività che si prestano molto all'isola pedonale, per esempio la ristorazione, giusto per non andare troppo lontano, altro un po' meno, proprio perché diciamo, gli orari di apertura sono consoni a determinate fasce della giornata. Ciò sarà preso in considerazione in quella che poi sarà l'isola pedonale strutturale, questo ci tengo a chiarirlo ancora una volta. Ormai il dato è tratto e indietro non si torna, la città deve dotarsi necessariamente di spazi destinati a isole pedonali permanenti affinché le si possa strutturalizzare e le si possa organizzare nel migliore dei modi. È chiaro che un'isola temporanea non permette di fare investimenti, non permette di poter fare ragionamenti a lunga gittata. Questo è l'obiettivo e ce lo siamo detti ormai da tempo, faceva parte tra l'altro del nostro programma elettorale e quindi andremo avanti con forza su questa strada, sempre tenendo in considerazione le necessità dei cittadini.